Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi ragazzi, finalmente sarà il primo video su Ritorno al Futuro. Non so quanti video riuscirò a fare, ma edizioni ne ho veramente tantissime, quindi potranno essere 5-6 video. Vorrei iniziare subito oggi con due edizioni, due cofanetti normalissimi, un cofanetto in DVD e un cofanetto in Blu-ray. E poi, per ultimo, vi farò vedere l'edizione per il 25esimo anniversario, che andremo a vedere più nel dettaglio, insomma, verso la fine del video. Questa è l'edizione per il 25esimo anniversario con la DeLorean, anche questo contenente la trilogia in Blu-ray, dopo lo andiamo a vedere più da vicino. Trilogia di Robert Zemeckis, primo film del 1985, secondo film del 1989 e terzo film del 1990. Andiamo a vedere prima il cofanetto in DVD. Io all'epoca comprai questo cofanetto. Sicuramente gli anni potranno essere 2005, 2006, più o meno. Cofanetto con questa bellissima slip. Adesso lo andiamo a vedere un attimo più da vicino. Oggi è un giorno bruttissimo e quindi ho dovuto accendere anche la lampada qui al mio fianco. Ho visto che fa riflesso dietro. Ma ahimè, senza luci non si sarebbe visto assolutamente niente. Quindi si sfila la slip. Cofanetto, a mio avviso, bellissimo. Adesso lo andiamo ad aprire. Guardate che bellezza. Andiamo a vedere nella parte anteriore con i tre dischi, l'edizione come potete vedere è in DVD. A quell'epoca i cofanetti in DVD erano veramente belli, realizzati con cura. Andiamo a vedere in questa taschina cosa c'è. C'è una pubblicità, un concorso, mi sembra. Sì, un concorso. Infatti qui dietro era da compilare, da spedire, cosa che ovviamente non ho mai fatto. E un piccolo booklet. Okay, lo andiamo a sfogliare velocemente. Veramente bellissima edizione. Aspetto, la riponiamo nella slip e andiamo a visionare il cofanetto in Blu-ray. Comprai questo cofanetto qui, mi piacque tanto anche perché questo ha la scritta in rilievo Ritorno al Futuro. Anche l'artwork nella parte frontale, bellissimo. E optai per questo cofanetto. Dopo ne uscirono tantissimi altri. Costina con la scritta Ritorno Futuro lucida. Non so se si possa vedere, sì. Si sfilava così. È un digipack, anche questo. Lo andiamo ad aprire. I dischi sono ben incastrati. Volevo girare.
questo, ma è proprio ben infilato. Andiamo a vedere la parte posteriore. Bellissimo, ma non è finita qua perché nella tasca è presente anche questo booklet che adesso andiamo a visionare. Andiamo a visionarlo, andiamo a dargli un'occhiata. Sono presenti le locandine originali di tutti e tre i film. Qui sono elencati i contenuti extra, contenuti audio, quindi per ogni film sono riportati contenuti extra, contenuti audio. Vedete la locandina del terzo film. Booklet tutto lucido. Sono un paio di pagine per ogni film. Molto ben realizzato, molto ben realizzato. Perfetto, lo riponiamo nella sacca, stando attento ad infilarlo come si deve. Ok, ce la facciamo. Perfetto ragazzi, detto questo, passiamo all'unboxing dell'edizione per il 25° anniversario. Eccoci qua ragazzi, allora andiamo a visionare l'edizione italiana e ribadisco italiana per il 25° anniversario di Ritorno al Futuro. Andiamo a visionare la confezione con questa Deluxe DeLorean Edition. Sopra troviamo la DeLorean con Marty e sotto assolutamente niente. Allora, si apre così, si sfila in questa maniera. Prima qui troviamo la trilogia, che è la stessa che vi ho mostrato prima, più uguale identica. È lei. Quindi il cofanetto è il medesimo. Questa ovviamente l'ho comprata dopo. Perché ovviamente se sapevo che questo cofanetto era presente qui dentro non avrei comprato l'altro, ma avendo comprato prima il cofanetto singolo e poi l'edizione per il 25° anniversario, ormai era stato già acquistato. Ok, questo l'abbiamo già visto prima, ma il pezzo interessante è qua. Allora, qui dietro troviamo il certificato di autenticità, il modellino incluso in questa confezione è una riproduzione fedele della DeLorean ed è stato autenticato dalla Universal Pictures, scala 1,31, dietro niente.
Adesso andiamo a guardare la DeLorean, che poi alla fine è quello che ci interessa. Fare un po' di attenzione perché è un po' delicata. Non so se qualcuno di voi possiede questa edizione, però a molti sicuramente sarà arrivata rotta, perché nel 90% dei casi questo pezzo, questa antenna, arrivava spezzata. In alcune edizioni arrivava rotta persino una ruota, e quindi edizione veramente delicata, più che delicata. Bellissima comunque, pesantissima, anche piedistallo molto pesante. Guardate che robina, ragazzi. Guardate che robina. Stupenda. Andiamo a vedere un attimo. Qua è riportata la scritta Back to the Future e sotto l'edizione che è del 2010. Comunque bellissima, bellissima edizione. Perfetto ragazzi, io con questo ho concluso l'unboxing. Prima di salutarvi volevo dirvi qualche curiosità sul film. Curiosità numero 1. La sceneggiatura di Ritorno al Futuro fu rifiutata 40 volte prima che l'Universal l'acquistasse. La Disney la rifiutò dopo aver letto che si trattava di un film sull'incesto, riferendosi alla scena del 1955 dove Marty bacia la versione 18enne di sua madre. Curiosità numero 2. Per il ruolo di Doc Brown erano stati presi in considerazione Jeff Goldblum, Dudley Moore e John Lee Grove. Curiosità numero 3. Il compagno canino di Doc, Einstein, originariamente doveva essere uno scimpanzé. Curiosità numero 4. Nonostante il soggetto fantascientifico, nel film sono presenti solo 32 scene con effetti speciali. Curiosità numero 4. La scritta To Be Continued non è mai stata vista al cinema. È stata inserita solo per il rilascio dell'home video dopo che gli attori erano stati bloccati per i due sequel. Ok ragazzi, detto questo io ho concluso il video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto per i prossimi video su Ritorno al Futuro. Ciao a tutti ragazzi!